Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi non vi farò un video di una riparazione di un telefono, ma semplicemente mi è stato chiesto, visto nei messaggi che mi continuano comunque a arrivare, di spiegare un pochettino come funziona il software che uso, lo Zillion. E io adesso vi farò vedere un attimino, vi darò una spiegazione, ovviamente in base a quello che uso io e che utilizzo io, perché comunque ha tante funzionalità che io onestamente non conosco e non uso principalmente. Quindi io cercherò di spiegarlo nel modo più semplice possibile e sperando che vi possa essere utile. Allora, andiamo sullo Zillion. Andiamo sullo Zillion. Allora, diciamo che la pagina principale, vabbè, non è questa, qui avevo già aperto ovviamente uno schema di un tasto di un iPhone 7, però come possiamo vedere il programma una volta che si apre, l'interfaccia è questa, dove abbiamo sul lato sinistro, abbiamo su questa parte qui, sul lato sinistro, le varie marche di telefoni, tra cui anche LG, Nokia, HTC, Sony e così via. Non sono molto forniti, ma ripeto, io personalmente non li utilizzo, utilizzo semplicemente quelli degli iPad e degli iPhone, che sono quelli che comunque faccio per la maggiore. Poi sì, ci sono anche dei Samsung, se andiamo a vedere c'è l'S9, S9 Plus, quindi può essere anche utile se uno utilizza anche i Samsung. E così per il Vivo, per lo Xiaomi, per il Sony, l'HTC, Nokia, LG e così via. Allora, vi spiego un attimino come funziona. Io ho messo questa mascherina qui, ovviamente si può togliere, ma preferisco averla qui, però vedo non c'è nessun problema, la possiamo anche eliminare. Tanto abbiamo già qui in alto più o meno tutto quello che ci occorre, nel senso, quando noi ci serve, comunque apriamo lo schema, abbiamo questo programma qui, andiamo sugli iPhone, nella sezione iPhone, ovviamente andiamo a prendere l'iPhone che ci serve. Io adesso ne apro uno, il 7 per esempio. Come vedete qui abbiamo iPhone 7 Intel, iPhone 7 Qualcomm AEB AEB, oppure abbiamo iPhone 7 Qualcomm versione 3.2, oppure Intel versione 3.2, oppure abbiamo anche la voce Schematic Diagram. Schiacciando qui, ovviamente si apre il programma dello schema proprio elettronico, nel senso vi fa proprio vedere adesso lo apriamo così almeno vi faccio vedere. Ok, lo sto aprendo. Nel frattempo vi spiego quest'altro. Allora, in poche parole, Intel AEB o Qualcomm AEB, cosa vuol dire? Vuol dire, un secondo che riapro questa parte qui e riapro quello che vi dicevo. Questo qui è dove ci sono ovviamente gli schemi, ok? Quindi c'è tutti proprio la spiegazione di tutti i componenti, di tutti i C integrati, dove vi fanno vedere comunque la corrente che entra, da quali condensatori e così via. Diciamo che è un riassunto un po' più professionale. Un po' più professionale da quello che andiamo a vedere noi in questi schemi. Alla fine è la stessa cosa, lì ovviamente ci sono molti più dettagli e molto più schemi inerenti comunque alle varie funzionalità e eventuali passaggi di ingresso, di uscita e così via. Però quello magari poi faccio video per un'altra volta, ma ripeto, io principalmente uso questa parte qua. Quindi, come dicevo, l'Intel AEB o Qualcomm AEB, perché sappiamo che la versione dell'iPhone 7 l'ha fatta sia con il modem, con la parte di rete Intel oppure Qualcomm. Perché abbiamo AEB oppure abbiamo singolo senza AEB, quindi Intel AEB o Intel V3.2 oppure Qualcomm AEB o comunque Qualcomm 3.2. Perché se noi apriamo quelli singoli, quindi 3.2 o Intel Qualcomm 3.2, è indifferente, ne apro uno, però è indifferente, noi andiamo a vedere che ci divide le due schede sulle due parti. Quindi
Quindi io poi posso andare schiacciando due volte sulla barra in alto di ognuno, andare a ingrandire la parte che mi interessa e posso andare a intercambiare da questo pulsante dall'altra parte della scheda. Ok, io posso vedere da un lato e dall'altro, semplicemente schiacciando questo pulsante. Però io personalmente non mi trovo, quindi diciamo questo qui lo uso quando più che altro, quando magari voglio andare a mettere e a vedere comunque i componenti come vanno messi, anche se si vede dal nostro schema, nel senso, se io vado a vedere questo modem, ok, questo IC del modem dell'iPhone 7 e Qualcomm, noi vediamo che abbiamo un rettangolino qui, due linee su un angolo, ok, quindi qui mi dice che il mio punto di riferimento di come andare a posizionare il nostro integrato è da questo lato, ma ce ne possiamo anche rendere conto sempre anche dalla lettera A1, dove c'è la lettera A1, la direzione del nostro integrato è questa. Quindi utilizzo questa più che altro magari quando devo fare dei video che devo far vedere, perché selezionando questa voce Board Hardware Pictures vado a vedere il componente in poche parole come va messo, come va inserito. Ok, mi fa vedere la scheda in poche parole come viene vista normalmente da noi. E quindi, come potete vedere, il nostro punto di riferimento è in basso a destra, dove c'è questo segno, questo angolino qua. Però io, ripeto, non lo uso perché preferisco avere i due lati già disponibili. Quindi vado a selezionare la voce Qualcomm AB semplicemente perché ho tutte e due le mie schede visionabili in contemporanea, quindi preferisco utilizzare questo metodo di visione. Qui questo vale per tutti, non solo nel 7 e nel 7 Plus, può essere anche nell'8, come vedete 8 AIB Intel, Qualcomm oppure singolarmente, in tutti diciamo. Io preferisco utilizzare questo modo di visualizzare comunque la scheda. Dopodiché, ripeto, su questo lato abbiamo i vari modelli, le varie cose. Una cosa che può essere importante magari per qualcuno è nella voce questa qui. Noi andiamo a vedere all'interno che mettono le varie problematiche che qualcuno può riscontrare, ok? Sull'iPhone 7, che non boot, sull'iPhone X, sull'iPhone 7, wireless e così via, ok? Ci sono le varie problematiche, iPhone 7 non service, si continua ad avviare, non vede la card, la non vede la SIM. Quindi noi se poi andiamo a cliccare possiamo vedere che viene spiegato in poche parole il lavoro o cosa si va a fare o cosa comunque fanno per verificare e vedere se è tutto a posto o non è tutto a posto. Questo è quello che dicevo prima dello schematic, l'altro che vi ho chiamato microflash, ok? E quindi fanno vedere tutto, gli amperaggi, quanto deve assorbire, quale può essere il problema. In questo caso fanno vedere ovviamente che il power del modem, anche se non c'è la rete, fanno vedere che non è il modem ma è il power. Quindi può essere utile a qualcuno anche questo tipo di queste finestre che possono essere molto d'aiuto. In alto invece abbiamo, allora andiamo a vedere ancora iPhone 7 che avevamo preso prima. Ok, qui restringo un attimino. Perfetto. Come vedete, qui questa è la nostra scheda dove ci sono poi tutte le resistenze all'interno di ogni pin. Come vedete, abbiamo questi numeri. Questi numeri sono le resistenze che devono avere ogni pin. Più o meno, non è detto che devono essere per forza quelle, nel senso, se qui abbiamo 684, 509, anche se qui abbiamo 700, 710, e qui abbiamo 530, 540, non cambia niente, anche perché abbiamo comunque un margine di cambiamento, perché non tutte le schede sono perfette, identiche. Più o meno devono essere là. È logico che se abbiamo 600 e poi ci troviamo 1000, c'è qualcosa che non va, oppure se abbiamo 684 poi ci ritroviamo 300, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E quindi abbiamo tutte le nostre resistenze. Come vedete, abbiamo delineato tutto,
quando io passo il mouse, vediamo proprio il disegno di come è fatto comunque tutti gli FPC che ci sono sulla scheda, ok? E in alto qui ci sono varie cose che ci possono utilizzare, che ci possono essere utili per l'utilizzo. Ad esempio, noi qui vediamo in grigio le nostre masse, diciamo quello che è tutto scaricato a massa sulla scheda. E qui abbiamo la voce GND, che sarebbe questa parte qui in grigio. Quindi se noi togliamo questa parte qui, come vedete, togliamo tutto. Quindi non sappiamo poi qual è in massa oppure no. Dobbiamo andare ovviamente a cliccare. Se clicchiamo vediamo che c'è scritto qui in basso GND. Allora, onde evitare di stare lì e vedere qual è la massa, qual è la massa, si va a tenere schiacciato questo pulsante dove ci indica già in grigio, come vedete, tutti i condensatori, tutte queste parti qui, ci dice quale sono in massa. Se non lo togliamo, vedete che diventa tutto uguale. Quindi diciamo che ci può complicare un po' la vita, non di tanto perché ripeto, una volta che si va su si fa vedere, però comunque ci può essere utile questa cosa qui. NC vuol dire non collocati, vuol dire quei contatti che sono presenti sotto gli integrati, ok? Vedete questi blu, ok? Questi qua sono non collocati, vuol dire che non hanno nessun tipo di collegamento con niente con la scheda, sono solo da stampa. Quindi se noi andiamo a togliere questi non collocati, vediamo che tutto ci diventa normale e quindi magari ci può mandare in confusione e dire ma questo magari serviva, questo non serviva, se magari togliendo il nostro integrato può venire via qualche pista. E quindi uno può andare in tilt. Invece selezionando questa voce sappiamo che quando andiamo a controllare se sono parte di questi blu, ovviamente non sono collegati, quindi possiamo stare tranquilli, non abbiamo nessun tipo di problema. Ok? E poi abbiamo anche questa terza voce. Se noi guardiamo, se io la deseleziono, vengono via tutti i nomi. Ok? Quindi questo qui si chiama L3302, così anche la CPU U0700. Se io lo vado a togliere, vengono tolti tutti i nomi. Ok, e quindi di default sono già selezionati questi qua, quindi non ci dovrebbe essere il fatto che non ci sono i nomi. Però se uno non li vuole vedere, basta spuntare qui, vengono tolti tutti i nomi. Poi abbiamo... Allora, un secondo solo. Allora. Aspetta, perché questo non mi ricordo a che cosa serve e quindi per adesso lo sorruolo. Poi abbiamo, vediamo. Ah, già non ho messo i nomi. Allora, ho messo i nomi. Ok, devo essere più vicino. Ok, perfetto, ecco, non lo sorvolo più perché mi ricordo un attimino. Allora, invece questo pulsante qui è quello che mi va a dare i numeri. Se voi vedete all'interno di ogni pin oppure dei vari componenti ci sono dei numeri 1, 2, 3, 4, 5, anche di qua M3, M2. Se noi togliamo questo spariscono e quindi non si vedono più. Questo diciamo che non è che ci può servire molto, sono elencati quindi va bene, però di solito quando si vanno a fare comunque questi controlli si va a vedere direttamente sulla scheda, si conta e si va a mettere perché più di tanto non ci possono servire. Poi abbiamo la voce next. Cosa vuol dire la voce next? Vuol dire che se io sono su un componente, allora, ah, ecco, questo qui serve per spostare, nel senso se io lo deseleziono non riesco più a spostare la mia immagine, quindi rimane ferma lì dov'è. Se invece ce l'ho selezionata posso spostare tranquillamente la mia immagine sotto, sopra e così via. Ok? Quindi tornando all'altro, allora facciamo esempio che io ho questo condensatore che ha dei problemi, ok? E voglio capire se i suoi contatti, i suoi collegamenti sono limitati solo a questa zona. Vado nel pulsante Next e lui mi dice su quali sono collegato. Quindi se vedo che si ferma in questa zona, allora sono a posto. Come vedete, io continuo a schiacciare e non va oltre. Ok? Per esempio,
Facciamo un esempio così. Se io vado a schiacciare qui, ce l'ho qui sotto tutti, ok? Perché ovviamente sto andando a toccare un punto dove arriva l'1.0, l'1 volt all'interno del modem. Sono andato a toccare un condensatore della parte della rete. Quindi se io qui faccio next, oltre a tutti questi contatti che vediamo sotto il modem, sotto l'integrato proprio del modem, posso vedere che è collegato ad altri componenti. Una volta che ho finito, vado a vedere l'altra parte e vedo su quali componenti è collegato. Diciamo qui ce ne sono molti, quindi è più semplice farvi capire quante volte posso comunque andare avanti finché non finiscono. Una volta che è finito, comunque ritorna dal punto di partenza. Poi ovviamente c'è lo schermo intero, si può adattare tranquillamente allo schermo. E così via. Poi abbiamo il segna, se devo segnare comunque un punto lo posso segnare tranquillamente, oppure posso ruotare. Qui abbiamo la nostra rotazione che posso decidere di far ruotare la scheda, ma ripeto, più di tanto non mi interessa. Queste frecce serve per invertire il senso. Se io faccio così, inverto ovviamente il senso. Poi abbiamo questa qui uguale che mi va a ruotare da una parte all'altra. Come vedete, prima ciò il wifi sulla destra, se io faccio così mi va sulla sinistra, come se sto spostando le schede, però penso che questo possa non servire. Anche questo qui è uguale, vado a invertire proprio le schede. Poi c'è ovviamente lo zoom più e meno, c'è il cambio, ma qui non possiamo fare il cambio perché, se vi ricordate, questo qui lo vado a cliccare quando vado non su A e B, ma quando vado direttamente su un lato singolo. E poi il resto, ovviamente, come vedete anche dal disegno, posso cambiare il colore, ovviamente, di quando segno. Comunque, vedete, è in rosso, io lo posso cambiare e farlo in un altro colore. Si può personalizzare un pochettino, diciamo, ma questo credo che quando arriva che avete il programma di default è già tutto selezionato. Credo che non dovete assolutamente cambiare niente, a parte la lingua, perché quando arriva è tutto in cinese, quindi dovete solamente cambiare la lingua. Ma per il resto, ovviamente, è tutto abbastanza intuitivo, semplice. E potete andare alla ricerca qui dove c'è scritto ok, alla ricerca di una voce che vi può servire per arrivare prima al componente. Per esempio, se sapete che si chiama U1801, potete schiacciare U1801 e vado a schiacciare e mi dice quale componente è. Diciamo che è utile questo programma, è tantissimo per chi lavora sulle schede, ma non tanto per i nomi, per come si chiama o per vedere i collegamenti, più che altro, ripeto, per capire le cose più importanti. Se quando vado a lavorare su alcuni integrati, se le piste che ci sono servono, se che tipo di voltaggio hanno, perché se noi andiamo a vedere quello che abbiamo schiacciato prima ci dà un volt. Quindi sappiamo che se c'è un corto su questa linea possiamo dare un volt di corrente, non possiamo andare a iniettare sul condensatore 4 volt, 3 volt, perché sì, potrebbe non succedere niente, ma potrebbe bruciarsi tutto. Quindi dobbiamo sempre essere limitati a quello che ci dice. Quindi un volt arrivano su queste linee qua e io, se ho queste linee in corto, devo andare a iniettare un volt di corrente per capire quale componente magari non sta funzionando correttamente. Così anche andiamo sulla parte della batteria. Uguale, se andiamo dalla parte della batteria, noi sappiamo che la batteria arrivano 3,7 volt, 3,8 volt in questo caso, oppure quando viene cambiata in VDD main, quindi sulla parte della scheda, sappiamo che devono arrivare sempre quel tipo di voltaggio. Se ci sono voltaggi diversi, ovviamente lo vediamo. Quindi se c'è un voltaggio diverso, qui in questo caso non c'è, in questo caso è 1,8, quindi sappiamo che su questa linea viaggia la linea 1,8, quindi possiamo dare un voltaggio di 1,8 se caso c'è qualcosa in questa linea. Quindi diciamo che è molto utile per capire queste cose, per capire la direzione, per capire che tipo di componente sono collegati. Qui in questo caso vediamo che è collegato il power e il modem. E quindi sappiamo che se c'è qualche problema su questi tipi di condensatori potrebbe anche essere il power o il modem, non per forza il condensatore.
Diciamo è utile per capire, per studiare, per risolvere, diciamo, i problemi che possono avere le schede, anche perché ricordarsi tutto a memoria sarebbe veramente, sfido chiunque, a parte i lavori che si fanno più comuni, quindi C-Audio, Tristar, a parte quelle cose lì che possiamo testare comunque i condensatori che ci sono vicini e quindi capire se il problema è sull'integrato, anche perché ci dovrebbe dare comunque una resistenza di 1000, 1000 qualcosa. Se vediamo che ci dà 500, 400, sappiamo che c'è qualcosa che non va nell'integrato. Quindi è molto molto utile questo software. Quindi, come dicevo, cerco di non farlo molto lungo perché capisco che possa comunque stufare e così via. Poi se, ripeto, avete delle domande, delle richieste, potete scrivere giù nei commenti. Se posso comunque aiutarvi in delle spiegazioni più particolari, ve lo spiego senza problemi. Quindi se avete delle richieste o di qualcosa che volete vedere o di qualcosa che volete che vi spiego, scrivetelo qui nei commenti e cercherò di farvi luce, di esaudire queste vostre richieste. Quindi, come stavo spiegando, è molto utile. Ad esempio, se io ho una pista importante, in questo caso vado a prendere questa linea qui 25, ok, che mi viene quando vado a togliere ovviamente l'IC del wifi e la strappo e non ho altri collegamenti qui all'interno, quindi o sono talmente bravo e vado a riprendere dal secondo strato un puntino dove andare a fare un ponte, oppure devo capire da dove posso far arrivare qui un ponte. In questo caso sono fortunato, per esempio, perché ho questo test point che è collegato, quindi posso fare un ponte con un filo di rame da questo componente e metterlo all'interno di qua. Ma se qui non fosse, vediamo se c'è qua. Ok, qui per esempio, vabbè, questi sono tutti insieme, quindi non ce ne frega niente. Sto cercando di farvi capire. Per esempio, se questo qui dovrebbe servirci, noi cosa facciamo? Caspita, non ce l'abbiamo più, abbiamo un all, ok? Però ovviamente anche se all, ok, non vuol dire che non ci serve, quindi noi per avere un funzionamento corretto dobbiamo fare questi collegamenti. Se noi andiamo a schiacciare sul next, come dicevo prima, andiamo a vedere che i nostri collegamenti sono solamente questi due, cioè su questo pin l'unico collegamento che arriva è da questo componente qua, che è un condensatore a 4. Quindi dobbiamo fare un ponte da questo condensatore e portarlo su questa linea in modo che fissarlo ovviamente con del solder mask, in modo che quando andiamo a risaldare il nostro componente questa linea ha la sua comunicazione che deve avere, che ripeto può anche non servire come in alcuni casi, che qui per esempio ce ne sono tantissimi perché è la VDD main, quindi ce ne sono tantissimi, quindi anche se dovesse non esserci uno di questi qua, e non è un problema, possiamo fare tranquillamente un ponte da questi due, oppure addirittura poterlo anche lasciare, tanto questi qua sono in comunicazione e anche sull'integrato stesso questi pin che vanno qui sono tutti collegati uno con l'altro, quindi potrebbe non esserci utile. E per tutto funziona così. Io spero di esservi stato utile nella spiegazione di questo programma, l'ho fatto in un modo abbastanza semplice, spero che vi è più chiaro il funzionamento di questo programma. Ripeto, se avete delle domande fatele senza problemi, sarò felice di aiutarvi o scrivetemi tranquillamente al numero WhatsApp che vedete sia sull'immagine alla fine del video e sia sulla descrizione del video. Come detto sempre, sono Antonio della Smart Repairs, se qualcuno ha qualcosa io sono qui a completa disposizione. Grazie mille e al prossimo video!